Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco. Benvenuto Don Dario Vitali, consultore della Segreteria Generale del Sinodo. E saluto collegato con noi il Vice Direttore Generale della FAO, Mario Lubetkin. Benvenuto. Grazie. Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell'Alimentazione, siete nel pieno dei lavori e non è mancato naturalmente il messaggio di Papa Francesco. Leggiamone insieme un brano, poi ne parleremo. Il tema della giornata di quest'anno è non lasciare nessuno indietro. Una migliore produzione, una migliore alimentazione, un ambiente migliore e una vita migliore per tutti. Certamente non sarà possibile affrontare le numerose crisi che colpiscono l'umanità se non si lavora e si cammina insieme, senza lasciare indietro nessuno. Per questo è necessario, soprattutto, che vediamo gli altri come nostri fratelli e sorelle, come membri che compongono la nostra stessa famiglia umana e le cui sofferenze e bisogni ci toccano tutti, perché se un membro soffre, tutti gli altri soffrono con lui. Per raggiungere soluzioni giuste e durature, è necessario ribadire l'urgenza di affrontare insieme e a tutti i livelli il problema della povertà, strettamente legata alla mancanza di un'alimentazione adeguata. Tuttavia, gli obiettivi fissati sono ambiziosi e sembrano irraggiungibili. Come potremmo averli? Innanzitutto, senza perdere di vista il fatto che l'asse di ogni strategia sono le persone, con storie e volti specifici, che vivono in un determinato luogo, non sono numeri infiniti, dati o statistiche. Introducendo anche la categoria dell'amore nel linguaggio della cooperazione internazionale, per rivestire le relazioni internazionali di umanità e solidarietà, perseguendo il bene comune. Pertanto, siamo chiamati a riorientare lo sguardo verso l'essenziale, verso ciò che ci è stato gratuitamente donato, concentrando il nostro lavoro sulla cura degli altri e del creato. Direttore, il Papa scrive che la fame si elimina ragionando sulle persone e non sulle statistiche. Come accogliete queste parole di Francesco? Come le accogliamo ogni anno e per fortuna abbiamo questo messaggio all'inizio delle nostre tante iniziative che svolgiamo in tutto il mondo. Il valore umano, cioè le cifre sono un riferimento per pensare dove stiamo, per camminare, dove dobbiamo andare. Però se non c'è il valore, la sensazione etica umana, nulla valore. Le cifre, come diceva il Santo Padre, sono numeri freddi che con quello non si risolve. Soltanto ci permette capire le difficoltà e direi io la drammaticità del momento che stiamo vivendo. C'è un altro passaggio che mi ha colpito, perché il Papa ha parlato di inserire la categoria dell'amore nel linguaggio della cooperazione internazionale. È possibile, visto da fuori, sembra una cosa difficile, sembra strano un linguaggio, uno immagina il linguaggio della cooperazione internazionale, sì, orientato alla solidarietà, ma non con quella tenerezza che invece è propria del linguaggio dell'amore. Però il problema è questo, noi stiamo lavorando verso esseri umani, cioè noi dobbiamo aiutare ad esseri umani, noi dobbiamo pensare il fatto che ci sono 828 milioni di persone, 828 milioni di persone che passano fame e che la tendenza è di crescita e che col Covid e il post-Covid i numeri sono cresciuti e siamo sicuri che con gli effetti della guerra i numeri continueranno a crescere. Allora, come trattiamo queste persone? Soltanto come dei riferimenti ai numeri o tendiamo la mano proprio per una profondità nell'amore per dare il massimo e il meglio di noi per affrontare una delle sfide più grandi che ha l'umanità e che ce l'abbiamo proposto, vi ricordate, per il 2030 per eliminarli, per cancellare la fame e cancellare la povertà e che siamo ben lontani che la tendenza è esattamente l'opposto. Perciò non stiamo parlando di un'operazione commerciale, stiamo parlando di persone, perciò se non parliamo delle persone, non parliamo d'amore, di cosa stiamo parlando? Perciò è giustissimo il messaggio del Santo Padre proprio in una giornata come oggi e ricordarci su quale base, su quale concetto ci dobbiamo muovere. Lei ha citato il Covid e la guerra con anche le conseguenti crisi economiche che queste due
esperienze drammatiche portano con sé, esperienze che di per sé alimentano quella che Papa Francesco chiama la cultura dello scarto, e voi invece vi proponete di non lasciare nessuno indietro. Com'è possibile andare in concreto controtendenza rispetto a questa spinta negativa di guerra e pandemia? Prima è una grande sfida, e prima dobbiamo dirlo, perché il peggio è nascondere le realtà. Una volta che siamo chiari dove stiamo, il punto è le misure tangibili per cercare di fare un'inversione di tendenza. È chiaro che gli elementi di questi anni portano a uno scenario negativo, ma noi non possiamo accettarlo, perché va in uno scenario negativo, decadrà negativamente. Se vediamo i numeri freddi, che come dice il Santo Padre non devono essere visti così, pensi che se noi continuiamo con questa tendenza, nel 2030 avremo avuto le stesse persone che passavano fame nel 2015, quando siamo partiti con l'obiettivo dello sviluppo. Perciò sarebbe un grande fallimento della comunità internazionale. Il peggio è non dirlo. Dobbiamo dirlo, ma dobbiamo attuare. Ed è il punto in cui noi come FAO, però non da soli, perché nessuno da solo può risolvere una dimensione di questo tipo, cioè stiamo parlando di governi, stiamo parlando della società civile, stiamo parlando delle istituzioni internazionali come noi, stiamo parlando del settore privato, stiamo parlando dell'accademia. Se non ci facciamo un processo di confluenza, non ci riusciremo. Ognuno da solo non ci riuscirà, e non ci riuscirà se ci concentriamo in un'altra regione. Dobbiamo pensare anche ed ogni continente, non in realtà, specificando in realtà, ma lavorando nell'insieme. Perciò la data d'oggi, che di fatto è l'inizio delle iniziative, perché è la giornata mondiale del 16, domenica, però siamo partiti oggi con una grandissima campagna che durerà molti giorni, è proprio quello, è avere un punto di riflessione a fondo per dire che in questa spinta degli 8 anni che ci mancano nel 2030 dobbiamo fare una chiara inversione di tendenza. Grazie direttore, allora davvero buon lavoro. Grazie a lei, grazie a voi. Veniamo allora invece agli appuntamenti di oggi di Papa Francesco, che ha incontrato i partecipanti alle giornate pastorali delle comunità cattoliche francofone. E questo incontro è stata occasione per tornare a parlare del Sinodo. Sentiamo. Con i cristiani del luogo siete chiamati a formare un cuore solo, ad essere una comunità non chiusa in se stessa, in un isolamento sterile, ma come parte attiva della Chiesa locale. Incontrare i volti, incrociare gli sguardi, condividere la storia di ciascuno. Questa è la vicinanza di Gesù che siamo chiamati a vivere. Un incontro può cambiare una vita. Il Sinodo è un cammino di discernimento spirituale, di discernimento ecclesiale, che si compie soprattutto nell'adorazione, nella preghiera, nel contatto con la parola di Dio, e non a partire dalla vostra volontà, dalle nostre idee o dai nostri progetti. La sinodalità presuppone ascolto. Dobbiamo sviluppare l'ascolto nella Chiesa. È l'ascolto della sua parola che ci apre al discernimento e ci illumina. Se essa non è al cuore e alla base della sinodalità, rischiamo di ridurre questo tempo di grazia a un'ennesima riunione ecclesiale, a un colloquio di studio, a una specie di parlamento. E il sinodo non è un parlamento. Sia chiaro, è un'altra cosa. Perché non è un parlamento? Perché il personaggio più importante del sinodo è lo Spirito Santo. Cerchiamo di capire a che punto siamo di questo tempo di grazia, come lo chiama Papa Francesco. Anche qui pensando, come dicevamo prima, alle persone più che alle statistiche. Questo percorso che è iniziato da un anno e c'ha ancora un cammino di un altro anno davanti. Sì, perché sul logo è scritto Sinodo 2021-2023. Ed è una sottolineatura importante questa, perché mentre prima di fatto il sinodo dei vescovi si riduceva a un'assemblea di un mese in cui i vescovi affrontavano un tema
preparato da un gruppo di specialisti che scrivevano i lineamenti e che di conseguenza offrivano già le piste su cui poi le conferenze episcopali potevano dare qualche suggerimento se volevano, e poi l'assemblea sinodale affrontava il tema, sviluppava e offriva o delle un documento non era un documento, perché potevano essere o posizioni oppure sì, una certa indicazione. Ultimamente si andava verso un documento che presentava al Papa, e il Papa, se voleva, no, faceva una esortazione post-sinodale che determinava su quell'argomento un indirizzo preciso. La realtà è cambiata da quando Episcopalis Communio indica che il sinodo non è più un evento ma è un processo. Un processo nel quale... Che coinvolge tutti, nel quale sono coinvolti... Alla fine ci saranno i vescovi, quello che è importante, alla fine ci saranno tutte le chiese. No, è da tenere presente. In che fase siamo? Perché siamo partiti da quella diocesana, il tema dell'ascolto. Che è successo e che deve ancora succedere? Allora, Episcopalis Communio distingue tre fasi. Una fase prima, no, che chiama preparatoria, una fase assembleare o celebrativa, che è quella more solito, che funziona con l'Assemblea dei Vescovi, e una fase attuativa, no, quella che viene dopo, no, per accompagnare la recezione di quelle che sono le indicazioni che può dare il Papa relativamente al tema che si è trattato. Quello che costituisce novità profonda è proprio questa prima fase, che è la fase che possiamo chiamare nelle chiese particolari e che prevede, diciamo, 2/3 tappe. La tappa prima e fondamentale, che è iniziata il 17 di ottobre, perché ad ogni vescovo è stato richiesto di aprire nella sua diocesi il processo sinodale, è quello della consultazione del popolo di Dio. Ogni vescovo ha aperto, c'è stato qualche vescovo che ha detto io non voglio saperne niente, quindi ha privato la sua chiesa di questa opportunità. Altri che probabilmente hanno solo celebrato il momento d'inizio e poi hanno fatto scrivere, no, quelli che sono i contenuti non parlo dell'Italia, stiamo parlando del mondo intero, no, i contenuti della domanda fondamentale, che è come cammina la Chiesa in questo in questa apertura all'azione dello Spirito, a un gruppo magari di specialisti. C'è chi seriamente ha consultato il popolo di Dio e ha prodotto il proprio contributo. Questa è la fase diocesana di consultazione del popolo di Dio, che è atto di tutto il popolo di Dio e del vescovo che convoca e fa lavorare. Questi contributi sono stati inviati tutti alle conferenze episcopali rispettive. Che hanno fatto un documento di sintesi. Attenzione, perché noi parliamo subito del documento, ci interessa immediatamente il documento. Hanno fatto discernimento, cioè sinodalità che cos'è? Il Papa lo diceva nell'intervento, ascolto. Quindi ascoltare tutti per ascoltare lo Spirito. Allora hanno fatto discernimento e hanno prodotto una sintesi che è stata inviata alla segreteria del sinodo nei giorni scorsi, di cui faccio parte. Nei giorni scorsi abbiamo fatto una riunione. Avete fatto discernimento anche abbiamo voi? Abbiamo fatto ascolto, sì, no, e discernimento. Prodotto non, un c'è, non c'è discernimento senza ascolto. Chiaro, diciamo. Prodotto un documento che verrà pubblicato a breve, no, che è appunto di ascolto della voce delle chiese, che aprirà la fase continentale, che determina che cosa? Un ritorno, un termine fondamentale, restituzione alle chiese particolari, perché il vescovo possa verificare e dire sì, corrisponde, ci piace, lo accogliamo, indica una realtà che... E comunque mette in comunione, mette comunicazione. Non soltanto apre i confini della propria diocesi, chiaro, e del proprio paese. Chiaro. Manda di nuovo ai vescovi e aprirà una fase continentale nella quale le chiese in un'assemblea si interrogheranno se quel documento, quel modo di pensare la realtà e la Chiesa davvero corrisponde alla vita e al cammino delle Chiese in quel continente. Senti, la tua sensazione è che questo ascolto
hai fatto esempi anche estremi, insomma, di chi magari appunto non ha aperto o ha aperto solo formalmente in varie parti del mondo. Ma nella sostanza, perché uno può anche aprire e fare delle iniziative, ma non ascoltare. Questo ascolto c'è stato e che cosa ti ha stupito, visto che comunque tu sei nella segreteria generale del Sinodo, quindi è un punto di arrivo di questo ascolto, di sintesi? Di... Allora, lo stupore è una delle cose che abbiamo sottolineato proprio in questo incontro che è avvenuto qui a Frascati, è stato proprio quello di vedere come ci fosse una convergenza. Su che cosa? Su molti temi che riguardano esattamente questa realtà della Chiesa Sinodale, cioè il camminare insieme, la volontà di restituire le relazioni, la volontà di valorizzare la dignità di ciascuno, la volontà di essere chiesa, no, di relazioni che realmente danno valore all'ascolto e danno valore quindi all'altro, al riconoscimento dell'altro. In un certo senso di essere una chiesa perennemente in sinodo. Perennemente sinodale, capace cioè di questo ascolto profondo e quindi di questo riconoscimento dell'altro, senza relazioni asimmetriche, dove chi... Che significa senza relazioni asimmetriche? Perché detto così potrebbe sembrare senza gerarchie. No, senza un atteggiamento di potere nell'esercizio dell'autorità. Così, quindi il Papa utilizza, no, questa immagine della piramide rovesciata dicendo bisogna stare a servizio. A me che insegno l'ecclesiologia questa immagine piace fino a un certo punto, perché io ho la convinzione che il Concilio Vaticano II ha letteralmente smontato la gerarchia, la piramide, l'idea del potere, no, connesso con la gerarchia. È un servizio, è l'offerta della pari dignità a partire dall'uguaglianza di tutti i battezzati, quindi dalla condizione di tutti i battezzati, determina che il titolo più grande di appartenenza alla Chiesa sia quello del battesimo, di essere figli di Dio, e a questa condizione bisogna dare una grande importanza con un grande servizio. Giorgio Lapira diceva: la mia unica tessera è il battesimo. Un'altra storia. Questo. Andiamo a sentire la preghiera per questo mese, perché ad ottobre Papa Francesco ha affidato alla Rete Mondiale di Preghiera del Papa proprio una preghiera per il Sinodo. Che significa essere Sinodo? Significa camminare juntos, Sinodo. In greco è questo, camminare juntos e camminare nella stessa direzione. Y esto es lo que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, que retome la conciencia que es un pueblo en camino y que debe hacerlo juntos. Una Iglesia con este estilo sinodal es una Iglesia de la escucha, que sabe que escuchar es más que oír. Es escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la Iglesia. No se trata de recoger opiniones ni hacer un parlamento. El sínodo no es una encuesta. Se trata de escuchar al protagonista, que es el Espíritu Santo. Se trata de rezar. Sin oración no habrá sínodo. Aprovechemos esta oportunidad para ser una Iglesia de la cercanía, que es el estilo de Dios, la cercanía. Y demos las gracias a todo el pueblo de Dios, que con su escucha atenta está recorriendo un camino sinodal. Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida. A proposito di cammino, c'è stata una tappa importante che ha visto protagonista la Segreteria Generale del Sinodo. È venuta domenica, un incontro privato, non se ne è parlato molto. Avete incontrato Papa Francesco. Che cosa vi siete detti?
Questa è una udienza che è stata concessa alla fine dei nostri lavori, proprio per la lettura dei documenti e per la composizione di questo documento per la tappa continentale. E lui ha voluto incontrarci per dirci il suo grazie e per incoraggiarci ancora di più, no, a questo cammino sinodale. Lui ha sostenuto e ha ribadito quella affermazione, no, che il cammino della sinodalità è il cammino che la Chiesa si attende, che il Signore si attende dalla Chiesa del terzo millennio. Ha ribadito quell'idea che il discorso pronunciato nel 50° del Sinodo, no, è un discorso che esprime il suo pensiero. Lui dice: non l'ho scritto io, no, anche in questo è di una libertà incredibile il Papa Francesco, ma condivido, no, tutte le parole che sono scritte in quel discorso. Lì diceva, se ricordo bene, che era il frutto forse più prezioso del Concilio Vaticano II. Non lo dice in quel discorso, ma dice esattamente che, no, arriva dal Concilio, perché il Concilio valorizza il popolo di Dio. Addirittura cita una frase incredibile, perché la riprende anche se non completamente, anche se non intera, dal codice giustinianeo, no, che quello che riguarda tutti, da tutti deve essere trattato. No, quindi, no, è una volontà di aprire che lo ha sollecitato e con il quale lui sta sollecitando la Chiesa a questo cammino condiviso, il camminare insieme di un popolo che corrisponde esattamente alla realtà del Concilio, così come viene spiegata. Popolo di Dio, no, che si apre, no, a questa presenza e azione dello Spirito che lo sospinge nella storia. E in questa udienza, oltre, no, a sollecitarci al continuare, ha affrontato la questione, no, che poi è emersa nel suo intervento al Concilio, nella celebrazione del 60° del Concilio, sul tradimento che è fatto al Concilio, tanto da chi va troppo in avanti quanto da chi vuole rimanere indietro e trattenere indietro indietrismo e progressismo. E è interessantissima la distinzione che lui ha fatto, perché ha parlato tradizionalismo, di cui lui non ha paura, perché se sono ancorati alla tradizione prima o dopo fioriranno, perché la tradizione è viva, e indietrismo, perché questa è una situazione bloccata che impedisce alla Chiesa di camminare. Questo è stato un elemento forte, e poi dice: no, la sinodalità è cammino della Chiesa. Senti, camminare seguendo lo Spirito significa non sapere, evidentemente, non decidere prima quale sarà la meta, però uno, mentre cammina e la strada piano piano si apre, un po' di discernimento lo fa. Secondo te dove stiamo, verso che cosa stiamo andando? Intanto stiamo andando verso una Chiesa che è capace di discernere e di ascoltare, e questo mi sembra molto. Dopo, diciamo, 1000 anni, e parto almeno dalla riforma gregoriana, in cui abbiamo costruito la piramide e ragionando su su una modalità di esercizio del potere che era soltanto in Roma, discesa, non così, a quel punto, come dire, c'erano quelli che potevano comandare senza dover ubbidire, potevano parlare senza dover ascoltare, potevano determinare la vita di una chiesa senza doversi mettere in gioco, se non sempre in una posizione di potere. Quella era una relazione asimmetrica. Ora la Chiesa del Vaticano II ha riscoperto lo Spirito. E riscoprendo lo Spirito, no, riscopre che lo Spirito la guida nella storia verso un compimento. Io ripeto Abbiamo sempre... pochi secondi. Sì, ripeto sempre che il cristiano sa la strada a partire dalla meta, che già conosce, che è il Regno di Dio. E orientandosi verso questo deve discernere esattamente, no, quello che si trova davanti. Un popolo di Dio che ascolta lo Spirito è in grado di scegliere la strada e di tracciarla esattamente secondo la storia di oggi e secondo i bisogni dell'uomo d'oggi. Grazie davvero, Don Dario, e buon lavoro. Noi ci rivediamo
lunedì alle 17:30. Grazie per essere stati con noi e buona domenica.